Sarà una frase fatta, ma la fantasia di un bambino non ha limiti. Quante volte a piccolo vi siete ritrovati sul pavimento della vostra cameretta a creare quello che secondo voi era in assoluto il miglior circuito del mondo? Delle semplici matite diventavano cartarelle, ad un modellino, magari rosso e marchiato Burago, era la vettura più veloce su quel circuito che con tanta passione avete creato. Anthony Noghes, all'età di 35 anni, ma con la stessa passione un bambino, decise di realizzare un circuito cittadino tra le strettissime stradine monegasche, creando a sua insaputa un circuito che altro non è oggi che un ponte tra il motorsport degli anni 90, degli anni 20, perdonatemi, e l'odierna viva, folle passione per il motorsport. L'avrete capito, siamo sul circuito di Monte Carlo, siamo al sesto appuntamento della stagione 2017 della Prime League. Io sono Hiroshi, insieme a me ci sono Mordon79 e Mister X. Mordon, mio prezioso compagno di merende, buonasera, caro. Buonasera. E come detto, insieme a noi, per fortuna o sfortuna dei piloti, dipende dai punti di vista, c'è anche Mister X. Buonasera. Molto bene, scendiamo subito in pista insieme a Naspers, pilota della McLaren, che sicuramente vorrà rifarsi della sfortuna avuta nei precedenti appuntamenti. Più tardi andremo a snocciolare le statistiche, le classifiche che ci stanno portando a questo sesto appuntamento, come detto, della stagione, la Prime League. E andiamo subito on board con Naspers, almeno per conoscere un momentino i segreti di questo circuito e soprattutto, come sempre, domando prima a Mordon e poi a Mister X la curva che preferite di più di questo circuito. Vai, Mordon. Allora, la curva che preferisco di più, penso l'ingresso alle piscine. La prima, quella veloce? O Sì, quella quella... veloce, per la sensazione che hai di finire in mare da un momento all'altro. Curiosità, ce ne sono molteplici vetture che sono finite qui nel porto di Monte Carlo, che poi sono state anche ritrovate, rivendute all'asta e ristrutturate, diverse Maserati degli anni 20, quindi un circuito, ogni metro di questo circuito è ricco di storia. Mister X, invece, la tua curva preferita? Manca Mister X, quindi glielo domanderemo in seguito. Lopensky si lancia ora per il suo primo giro su questo circuito. E allora andiamolo a seguire, a scoprire un pochettino questo circuito. Curva 1, Sandevo staccata e si passa vicinissimo al cordolo sulla sinistra. La salita del Bourrivage verso Massenet. Bisognerà arrivare molto esterni a sfiorare il guardrail di destra per poi chiudere un po' l'arco. Qui Lopensky, destra del Casinò, ci si sposta leggermente verso destra per evitare il dosso. Lì su quel dosso ci sono poi anche la sede per le diverse premiazioni di fine stagione. Siamo passati per Mirabeau Alto, il tornantino della vecchia stagione. Mirabeau Basso, Portier, qui un incidente quest'anno tra Wehrlein e Button, un incidente molto particolare qui a Monaco. Sappiamo che può succedere di tutto. Tunnel che più che un rettilineo è una lieve piega verso destra, si mettono tutte le marce fino alla settima, all'ottava non serve, staccata della Nouvelle Chicane, la chicane del porto che nei diversi anni ha assunto diverse conformazioni, prima era una chicane più veloce, adesso è una doppia chicane, siamo passati per la curva del tabaccaio e poi il tratto delle piscine, prima delle piscine, seconda delle piscine, Lopensky è ora alla Rascasse, tornantino destro molto stretto. E poi la curva dedicata all'ideatore di questo circuito, di questo Gran Premio, Anthony Noghes, sul circuito 1.12.472. È già un buon primo giro per cominciare a fare il ritmo. Hanno segnato un tempo anche Emis72 in 1.13.156, pilota della Renault. Renault, tra l'altro, rimasta orfana del compagno di Emis F1 Italia Robby, quest'oggi assente, tornerà sicuramente per il Gran Premio di Canada. Terzo posto al momento per la Force India di Schill, Mattatore insieme a Zampi per ora della classifica costruttori e anche del campionato piloti, sicuramente tra i due protagonisti. Come abbiamo visto nelle diverse categorie, Sport, Pro e Master, qui a Monaco può succedere di tutto, quindi chiunque potrebbe insidiare questi piloti. Schill ora al tabaccaio, prima delle piscine, seconda delle piscine, bisogna sfiorare i guardrail, andare a carezzare e saltare anche un po' sui cordoli. Schiller Intanto vi Rascasse. segnalo che Tals fa il giro veloce 12,2 e Ennis si migliora a 12,6. Molto Ma Gil bene. fa 12,0. Molto bene, quindi primi tempi già abbastanza positivi. Giusto un riferimento per quanto riguarda la distanza di gara. Luca D'Amico in Sport ha fatto segnare una pole di 1.10.369.
momento siamo un po' lontani, ma sicuramente con il prossimo tentativo i tempi scenderanno, piloti che si prenderanno soprattutto qualche rischio in più. Schill ora sta mestamente facendo il suo giro di rientro. Dovrebbe ancora essere nel suo giro Tals. Esce ora dalla Noel Chicane, l'entrata del tabaccaio. Va difficilissima, si appoggia alle barriere di destra per lui, forse qualche flap che salta, ma fortunatamente la sospensione è ancora lì, non si è aperta. Ora la rascasse. Ah no, Vai, torna in box. Raffaele, vogliamo fare subito un giro di pronostici prima che la griglia ci condizioni, perché sappiamo che a Monte Carlo sorpassare è ostico, per usare un eufemismo. Allora, visto che potrebbe succedere di tutto, l'ingresso della safety car, qualsiasi cosa, e che finora ha avuto diversa sfortuna, io mi gioco Tals. Ok, io penso che mi giocherò G. Mister? Eh beh, io vado contro tendenza e dico Emis. Molto bene, Emis, che comunque anche in Spagna era lì, poi un po' la gestione della gara non è stata delle migliori. Comunque si è fatto qualche giro in testa. Naspaz sta ora. No, è nel suo giro di lancio. Come vedete, attenzione, Naspaz qui al Mirabu Pass ha rischiato di andare a muro. E dietro di lui c'è una Red Bull, quella di Crono. ChronoLife. Ancora senza tempo, sta facendo il suo primo tempo registrato. Buona prestazione per lui in Spagna, quarto posto. Staccata della Nouvelle Chicane. Aggressivo sul cortolo, ma non troppo, è andato vicinissimo alle barriere. Tabaccaio e poi tutto giù, fiato sospeso, cuore in gola, anche un po' di coraggio per fare. Tocca le barriere all'uscita della seconda delle piscine. Flap danneggiato, 4 minuti. Potrebbe rientrare, riparare l'ala e poi fare subito un tempo. Certo, con molta pressione, ma potrebbe farcela. Gilles torna in Intanto, pista, anche e ti Tals. segnalo Lorenzo nel giro lanciato, sta arrivando al primo intermedio. E allora affronta ora la destra del casinò, tutto di traverso l'uscita, ci si sposta come detto leggermente verso destra, ci sono piloti che rimangono invece spostati sulla sinistra, non crea troppi problemi quel dislivello, anche se dei lievi sobbalzi alla vettura ci sono, magari qualche problema poi si potrebbe avere anche nella staccata del Mirabu Alto, ci sono bandiere gialle nel T1, è una McLaren, Naspaz sì, è andato a impattare alla Sì, è Massenet, alla rotta. lieve problema per lui, probabilmente non riuscirà a migliorarsi. Torniamo quindi a seguire Lopensky. E ora piscine, vicinissimo all'ingresso delle piscine al guarderail di destra. Sta migliorando probabilmente il suo tempo. No, Anthony Nogues, un po' di problemi. Si rilancia di nuovo, 2 minuti e 50 al termine delle qualifiche. Al momento ancora Schill davanti a tutti, Lopensky che si rilancia ora. Andiamo a vedere se anche Schill è nel suo giro, in modo si è lanciato ora, quindi avremo una serie di tempi. Tals anche si sta per lanciare, quindi finale rovente qui a Monaco, è fondamentale partire lì davanti per le caratteristiche e la conformazione del circuito che non favorisce tutti questi sorpassi. Tornantino nella vecchia stagione per stagione, stazione per Lopensky. Mirabo Basso, Portier e poi di nuovo dentro il tunnel. Tunnel che quest'anno, con questo nuovo capitolo, ha creato diversi problemi a diversi piloti nelle varie categorie per il cambio di luminosità che si ha dopo l'uscita. Alcuni piloti si sono ritrovati quasi accecati e andando poi a rischiare di commettere diversi errori alla staccata del porto. Quindi si tende sempre di più al realismo, visto poiché anche i piloti nella realtà vanno ad avere delle difficoltà, stessa difficoltà si ha qui dall'uscita dalla Rascasse, un fascio di luce che passa tra i palazzi, per carità molto spettacolare, ma che va a creare diversi problemi. Problemi non ne ha creati all'Openski, 1-11-956, il primo pilota a scendere sotto il muro dell'1-12. Si alza il piede dopo E la sta arrivando Rascasse, G. vediamo Gilles. Alti 3-19-653, è il suo miglior parziale nel T3, 1-11-676. Rifila 3 decimi o poco meno a Lopensky. Seguiamo anche Tals. Di nuovo Anthony Nogues, il rettilineo principale, si sposta un po' al centro del circuito. Probabilmente farà un altro giro.
E intanto si prende il secondo posto, 1.11.866, prima fila per Tals, un po' di onore anche ai piloti lievemente staccati, devono ancora migliorare i loro tempi. Al quarto posto per ora Emis, poi quinto Zampi, potrebbe... Emis qui, forse un lieve lag, ti segnalo Mister X, perché l'uscita al Mirabeau Alto l'avevo vista impattare sulle barriere. No, ha perso aderenza in uscita dal Mirabeau Alto. Allora, molta fortuna a non distruggere la propria vettura. C'erano bandiere gialle nel T2, non sappiamo il perché, ma comunque... ha lasciato... alla chicane. Ok, probabilmente ha lasciato sfilare un pilota. Tals continua a fare il suo giro sotto di 180 millesimi nel T2. T3 composto soltanto 1.11.413, pensavo avesse alzato, invece ha continuato a tirare giù il suo tempo. 6-3-2-1 alla Manzoni questa chiusura, e finisce così la qualifica. Viene esposta la bandiera a scacchi con Tals che si è migliorato, ma paga 133 millesimi dalla pole di Schill. Schill che sta rientrando, quindi dovrebbe essere questa la griglia definitiva. Zampi è andato a muro alle piscine tra la prima, anche una McLaren di Antonio Sperluga, che era nel suo giro, panico alle piscine, qualifica probabilmente che verrà anche sospesa. Tutti i piloti stanno rientrando ai box, due vetture una dietro l'altra bloccate alle piscine, quindi i tempi non scenderanno. Schill si prende di nuovo la pole position, è fondamentale partire qui davanti. Tals, secondo posto per lui, finalmente ritrovato dopo una prestazione un po' grigia in gara a Barcellona. Terzo Lopensky, quarto Emis, quinto Zampi, sesto Antonio Sperloca, settimo Fabio Max, ottavo Alex Pilotino, senza tempo al nono posto Cronon e Naspaz, e decimo invece Cronolef senza tempo. Andiamo con un giro di pronostici, no, li abbiamo già fatti, giusto? Sì, li abbiamo già fatti. Li vogliamo ricordare un momentino? Io mi ero scioccato Tals. Io Emis. Va bene. E allora per noi una breve pausa, tutte le vetture tornano ai box e poi torneremo per seguire ogni staccata, ogni metro di questo affascinante Gran Premio di Monte Carlo. E allora le luci si spengono in questo momento per iniziare il giro di formazione. Come detto, Schill in pole position davanti a Tals, Lopensky, Emis, Zampi, Antonio Sperluga, Fabio Max, Alex Pilotino, Naspaz e Cronolife, che chiude la griglia dei 10 piloti partecipanti a questo sesto appuntamento della stagione 2017 della Prime League. Assente F1 Italia Robby, pilota Renault, e squalificato per i motivi disciplinari il pilota Mercedes Buscino 46. Brevemente un occhio alla classifica comandata da Schill per quanto riguarda la classifica piloti, con 108 punti davanti a Zampi 92 a 72 punti, 51 punti per Lopensky, 44 Antonio Fresh, 42 Tals, Emis a 38, l'assente Robby a 32 punti, 28 punti per Cronolife, 23 per Fabio Max, 14 per Naspaz, 13 per Alex Pilotino e 8 punti per Buscino. Classifica costruttori che per ora viene dominata dalla Force India di Schill e Zampi, con 180 punti, 5 vittorie per ora in 5 gare. Al secondo posto troviamo la Ferrari con 74 punti, 70 punti per la Red Bull a pari merito con la Renault, 58 punti per la McLaren e 21 punti per la Mercedes. Le vetture affrontano ora la seconda variante delle piscine. Schill scalda le gomme, arriva anche Tals, tutti vicini verso la Rascasse, un circuito dove veramente bisogna fare il pelo ad ogni guardrail, bisognerà stare attentissimi ed avere anche un po' di coraggio per le diverse manovre di sorpasso. Rimanere dietro a un pilota qui significa andare a condizionare tutto il proprio stint di gara, e un undercut potrebbe anche rivelarsi fondamentale, si andrebbe a guadagnare circa 2-3 secondi, specie se non si incombe nel traffico. Vetture che ora si vanno a posizionare, si aspetta solo la Red Bull di Cronolife che partirà al decimo posto. Tutti i piloti sono sulle ultra soft tranne Cronolife,
Non aveva fatto segnare un tempo insieme a Naspaz, quindi ha potuto scegliere la compound con cui partire. 3, 4, 5 luci e una falsa partenza di Lopensky. Una falsa partenza di Lopensky, subito colpo di scena. Si spengono ora in questo momento le luci. Parte il Gran Premio di Monaco con Tals che passa subito Gilles. Attenzione, è successo subito di tutto. Gilles e Zampi insieme ad Emis alla Saint-Devaux salgono verso la salita che porta Massenet da dietro. Nessuna posizione invariata, solo davanti. È successo un po' di tutto con Antonio Sperloga che mette un po' di difficoltà. Subito un flap che vola della McLaren di Antonio Sperloga, di nuovo diversi problemi nelle prime fasi per il pilota McLaren, che quasi una costante nel perdere i flap. Purtroppo ancora qui al tornantino tampona Zampi, tutto di traverso l'uscita del tornantino e piloti una che devono alzare il piede, frenare. Emis a muro alla seconda del portier. Flap danneggiato per lui, tutto il castello dei flap di sinistra. Attenzione, rischiamo di andare a muro qui nel tunnel come Alonso in passato. Attenzione, staccata profondissima di Emis che ci tiene a difendersi, a meno che non commetta altri errori. È molto difficile per Zampi trovare il sorpasso, dovrà prendersi i suoi rischi, mentre da dietro Antonio Sperloga rimane al sesto posto. Un po' di difficoltà per Zampi, qui carico aerodinamico che non viene tanto disturbato dalla scia, anche a causa un po' delle velocità abbastanza contenute, e soprattutto si può tentare di rimanere in pista anche con una ala danneggiata, cosa che sta facendo Emis. Certo, si va a condizionare, come detto, il proprio stint di gara, ma va lunghissimo Emis alla Saint-Devaux. Attenzione, è fermo ora in questo momento alla via di fuga, fa manovra, riesce a ripartire. Non è andato ad impattare sulle barriere. Mentre è rientrato in box Antonio Sperloga, pilota McLaren, ala nuova e mescole a gomma soft. Andiamo lì davanti dove è un po' successo di tutto. C'è un drive-thru, una penalità di drive-thru per Lopensky per una falsa partenza. È partito prima che le luci si spegnessero, ha lasciato la griglia. Probabilmente è scappata la frizione, il pedale, e per un momento era anche rimasto fermo, non avevamo visto una approfittarne, diciamo, di questa situazione, quasi a dimostrare veramente il suo errore, quindi non un'azione voluta. E poi ovviamente gli era stata arrivata la penalità, bandiere gialle nel T2, ci sono forse qualche vettura in difficoltà. Gilles stava perdendo la macchina, stava andando a sbattere proprio all'inizio del rettilineo del traguardo. Curva quella, l'ultima curva dedicata al fondatore del circuito, l'ideatore del circuito di Monte Carlo, Anthony Nogues, che una lieve pendenza li spinge un po' verso il muretto di sinistra, il guardrail di sinistra, e si va ad avere dei problemi di sovrasterzo. Lì davanti Lopensky ha fatto segnare il giro veloce e ricordiamo che ha tre giri per poter scontare il suo drive-thru, altrimenti poi incombe in una squalifica da parte del gioco, se non una sanzione minore, ma sinceramente ne dubito. Al momento Gilles paga un secondo e mezzo di svantaggio da Tals. Emis è tornato ai box e per lui probabilmente ala nuova. Ha montato le mescole ultra soft, quindi per ora ai box si sono fermati Emis 72 da Antonio Sperloga. Vediamo Lopensky cosa fa. Sì, va ai box in questo momento, va a ascoltare il drive-thru. Potrebbe rientrare davanti a Zampi comunque, perché di distacco c'era. Sì, una pit lane perché molto breve comunque. Si vanno a perdere circa 15, anche qualche secondino in più. Furbamente Lopensky ha sfruttato tutti e tre i giri per prendere, per fare allungare il gruppo e prendere quel vantaggio che poi gli ha consentito di uscire in terza posizione. Intanto al Massenet Gilles rompe il flap. Attenzione, allora anche per lui condizionata la questa fase di gara, ed è anche un danno notevole poiché tutto il castello dei flap, tutta la complessa struttura aerodinamica adesso manca sulla Force India di Shield 27, staccata qui molto violenta a bloccaggio. Sì, dimmi. Gli conviene rientrare ai box perché senza il castello di sinistra fai troppa fatica.
A questo punto, con le gialle potresti andare fino alla fine, però è una gara dove c'è sempre alta la probabilità della safety car, quindi forse non conviene. Non rientra comunque, continua così. Sì, sì, va ad avere molta difficoltà, specie nei cambi dove è richiesta una vettura agile e reattiva. Quindi nei cambi di curva, come le chicane del porto, delle piscine, quella del porto certo più lenta, quella delle piscine bisogna avere molta fiducia nella vettura. Leggermente lungo alla Massenet, sfiora le barriere di destra, poi curva del Casino, bisogna giocarsi qualche jolly, sì. Sai qual è il problema? Che finché hai le gomme fresche puoi anche forse permettertelo, ma quando le gomme iniziano a usurarsi, andare così larghi, la macchina scivola ancora di più, i guardrail sono lì, forse, non so, io rientrerei in box, non so tu cosa faresti. Ma sinceramente per la posizione in cui si trova, essendo soltanto al quinto giro, io proverei a tirarle fino al meno dodicesimo giro per rischiarlo con le super. Rientrare così presto significa perdere, come detto, tra i 15 e i 20 secondi, e rischierebbe di finire nel traffico. A quel punto molteplici rischi per provare a superare. Se non riesce a superare, resta nel traffico, va a perdere completamente la sua gara. In questo modo dovrebbe stringere i denti, specie in una 50%. Bisogna tentare di, anche a causa, come detto, della conformazione del circuito, tentare di resistere in queste condizioni. Certo è che la sua posizione è fortemente a rischio a causa ora del ritorno di Lopensky, e potrebbe essere a rischio anche per Zampi, che è soltanto ad un secondo e sei da Lopensky. Quindi tra qualche giro potremmo già vedere un trio di piloti che si giocheranno il secondo posto. Antonio Sperloga va a sbattere a dopo il tabaccaio, un incidente immagino violentissimo, perché la vettura è rivolta contro il senso di marcia, quindi probabilmente anche un avvitamento, un decollo della vettura, e poi si è andata ad avvitare su se stessa e poi è ricaduta contro il senso di marcia. Quindi chiude qui la sua gara. Peccato, aveva dimostrato un buon passo anche in Spagna, abbandona la sessione. Quindi attenzione, questo gioco che ci riserva molteplici sorprese per quanto riguarda la safety car virtuale. Virtual safety car. E ecco, ora Shield potrebbe giocarsi una carta per provare almeno ad uscire dietro a Zampi, poiché i piloti devono mantenere un delta time positivo. Si torna in box Shield, i piloti, come detto, devono mantenere un delta time positivo, quindi fare una sosta sotto regime di safety car significa perdere almeno un 5 secondi circa in meno. Gomme super soft anche per lui e anche per Lopensky. Intanto mi correggo subito, gomme soft per lui, la grafica che ci aveva tratto un po' in inganno. E quindi abbiamo anche Lopensky su mescola soft, e quindi due, a meno di eventuali incidenti, rotture del flap o ennesime safety car, altre safety car potrebbero andare fino alla fine. Lopensky che esce all'ottavo posto dietro a Chronolife. Particolare anche qui la pit lane che taglia l'uscita dalla pit lane che taglia la prima curva, ti mette subito sulla salita verso il Massenet. Molteplici sono stati i contatti, i duelli tra i piloti che se la giocano su ogni decimo, e ritrovarsi affiancati verso la salita del Massenet sfiorando e facendo una lieve serpentina all'interno di quella salita tra i guardrail, veramente una sensazione incredibile sia per i piloti che per noi che assistiamo a questa gara. Continua, come detto, Tals con le gomme, dovremmo arrivare intorno al 14-15 giro. Mornon, te? A che giro, sì, più o meno? Quindicesimo, okay. Mediamente. Molto bene, allora andiamo a seguire Gil, che dalle fotocellule ci viene dato a 4 decimi da Alex Pilotino. I due ora sono all'interno del complesso delle piscine, vanno ora verso la Rascasse. Come detto, è questa la situazione che Shield in cui non vorrebbe trovarsi, dietro a un pilota che tra l'altro ha le ultra soft. Attenzione, intanto Alex Pilotino si mantiene a sinistra, poi chiude curva 1 alla Saint-Devaux. Shield che ha provato a farsi vedere all'interno, e questa è la difficoltà, rimanere dietro a un pilota che effettivamente è in difficoltà rispetto, attenzione, Lopensky intanto su crono.
L'abbiamo visto dalla grafica, il nome di Lopensky che passa davanti a quello di Kronhoff, si prende così il settimo posto, probabilmente anche lui è Uscilla riuscito a Mirabeau, attenzione, deve resistere. a... Molto bene, allora per chiudere il capitolo Lopensky si è preso il settimo posto, ora obiettivo Naspaz a 3 secondi, Schill che sta perdendo molto dietro ad Alex Pilotino. Ha rotto il flap, Raffaele. Ecco Sì, ha fatto. rotto il flap di nuovo di sinistra. Sono questi i problemi che si incappano quando si comincia anche a battagliare in un circuito come questo. Il pilota davanti giustamente fa la sua gara, i punti di staccata magari sono anche anticipati rispetto al pilota che segue. Chi si trova dietro deve un po' adattarsi al passo e o inventarsi una magia o portare il pilota davanti all'errore con Alex Pilotino che blocca molto, quindi è un po' in crisi forse con le gomme. Intanto uscita tutta di traverso per Schill che ci prova, apre il DRS che non ha questo grande effetto su questo breve rettilineo. Ancora Alex Pilotino che resiste, giustamente sta facendo la sua gara e finora è un ottimo quarto posto, specie vedendo i suoi ritiri nelle precedenti gare, uno tra tutti quello in Russia dove povero non è riuscito ad arrivare nemmeno alla curva 1, molteplici contatti per lui in questa stagione. Schill che si fa vedere al Mirabeau alto. Cerca di innervosire il pilota Mercedes, mentre da dietro abbiamo Lopensky a 3 decimi da Naspaz. Lopensky comunque sta tornando su tra virgolette gran carriera su Schill. Schill, come detto, rallentato da Alex Pilotino. Lopensky ora alle prese con Naspaz, dovrebbe provare l'attacco. Forse anche un po' folle qui alla staccata dopo il tunnel. Si butta all'interno Naspaz, la tira alla staccata. No, Esatto. No. stringe troppo e finisce in testa coda il pilota della Ferrari. Può capitare questo errore e ripassa Chronolife. Attenzione a non perdere la testa ora, perché certo un errore si può scontare, diciamo, specie se non ha riportato danni alla vettura. Per lui fortunatamente ha impattato solo con la posteriore sinistra, bandiere gialle nel Cronolife T3. è andato a Chronolife. sbattere Sì, alla fine del terzo settore, proprio prima dell'Antonino Ghez. forse anche qualche problema con il volante o con il dispositivo che utilizza per gareggiare, perché dopo l'ho visto non ritrovare più l'accelerazione e poi è tornato ai box. Adesso Lopensky per un po' di pista libera deve recuperare su Naspaz e Schill sempre dietro ad Alex Pilotino, ad onor di cronaca anche per colui che sta conducendo la gara. Tals 706 inizia, va verso l'undicesimo giro con 15 secondi di vantaggio su Zampi. Attenzione a Schill, Alex Pilotino che si sposta all'interno, Schill che gli si fa vedere, tenta ancora di portarlo all'errore. Alex però riesce a chiudere bene tutti gli spazi, d'altronde se non si commette un errore è difficile farsi superare da un pilota. Qui un lieve taglio anche nella chicane delle piscine per Alex Pilotino che resta lì. Schill tra l'altro ha le mescole soft, quindi per lui rientrare significherebbe un ennesimo cambio di strategia. Alex è andato vicinissimo alle Attenzione. barriere, Schill vicinissimo al muretto, c'è pochissimo spazio. Attenzione alla staccata di curva 1 alla Sandevo, Alex che resiste all'esterno, i due si lasciano lo spazio. Meraviglioso questo duello, meraviglioso, correttissimo Schill a lasciare lo spazio ed anche Lopensky che passa Naspaz ancora prima della staccata di curva 1. Due sorpassi in pochi metri, ho visto dei flap volare. Gilles di nuovo a muro alla Massenet. Sì, e non ha più il È castello neanche di destra, quindi ha andata. praticamente l'ala senza flap. È difficilissimo correre in questo circuito, trovare il limite con l'ala sana, figuriamoci con entrambi i flap andati. Quello alla sinistra del pilota mi sembra lievemente più sano, ma è comunque danneggiato. Lo vediamo anche qui dal suo onboard, è rimasta soltanto la paratia di sinistra e poi la base dove si vanno a costruire tutti. Attenzione, lungo qui alla staccata, ovviamente ora anche al bloccaggio. Giro 12, 27 giri sarebbero rischiosi con le super soft. Un po' complicata ora anche per la scelta della strategia per Schill. Si fa dura il proseguo di questa gara. Intanto Direi un abbiamo. paio di giri e poi potrebbe montare le super soft, ma non ce la fa proprio, rientra subito.
E allora rientra ora anche Alex Pilotino, pista libera per Lopez, che andiamo a seguire la scelta delle gomme di Schill. Eccolo ora inquadrato super soft per lui, 27 giri, se riesce a gestire potrebbe anche farcela, perché l'usura qui è veramente minima. Certo è che poi guidare con una mescola così usurata e soprattutto sfiorare le barriere con le gomme così usurate, la foratura è un rischio assolutamente presente. Esce al settimo posto con mescola super soft. Come detto, si è fermato anche Alex Pilotino. Ha montato le gomme soft. Lui sicuramente potrà arrivare fino alla fine a meno di errori. Al settimo posto, con 8 secondi di vantaggio su Schill, c'è Emis che ancora non si è fermato. Andiamo a richiamare dalla grafica un momentino le soste. Invece si è fermato. Emis mi corregge subito. Ha già effettuato una sosta. Senza sosta per ora Tals, che continua a guidare la gara. Per lui 2-3 giri e poi inizierà il valzer dei pit stop, tutto di traverso. Andiamo anche a gustarci un po' la guida del pilota Red Bull, che più volte si è dimostrato autore di manovre al limite anche un po' della fisica. Sotto la pioggia in Spagna l'abbiamo visto trovare delle traiettorie che assolutamente spettacolari. Tals che partiva dal secondo posto e in questo momento si trova primo con 17 secondi e mezzo di vantaggio su Zampi, staccato ora del Porto, anche abbastanza pulito, qui forse un po' troppo aggressivo sul cordolo, tagli che potrebbero rivelarsi pericolosi sia da parte del gioco che poi dal nostro fedele Mister X. Ed a proposito di tagli, se tra i piloti di testa, quindi Tals, Zampi e Fabimax, qualcuno è già al limite degli avvisi, ti domando. Allora, ti dico subito, allora, nessuna penalità per il momento, ci sono solo due avvisi per Schill e il crono Difficoltosa, apposta. ok. Allora continua ad essere sempre in salita, stessa salita che va ad affrontare Talza che conduce al Massenet, diciamo in salita la gara quindi per Schill. E continua anche Zampi, giro 14, certo che 17 secondi, non so se Mornon magari te l'hai visto, Zampi ha commesso un qualche errore perché soste non ne ha fatte. E 17 secondi in No. 14 giri sono molti, non? Sì, però ho notato che già dopo pochissimi giri c'erano già 12 secondi di distacco. Evidentemente ha perso tempo dietro a Emis che aveva la macchina danneggiata. E poi Tals comunque ha impresso subito un ritmo notevole in realtà. Noto comunque un'altra cosa, che chi è rimasto fuori, avevi ragione, ci ha guadagnato perché sia Tals che Zampi possono tranquillamente rientrare davanti ancora Lopezki andando ai box adesso. Quindi non ha pagato rientrare durante la Virtual Safety Car. Molto bene, allora ad onor di cronaca Emis è riuscito a sopravanzare Naspaz e è stato fatto segnare il giro veloce da Schill, che in questo momento è a 9 decimi dal pilota McLaren Naspaz. E Schill, purtroppo questo è Monaco, riesci a fare un giro in solitaria, a fare il tuo best, il giro dopo ti ritrovi davanti a una vettura più lenta su una strategia diversa e devi inventarti qualcosa per superarlo. Fare così tante soste può creare molteplici problemi. Il problema di Naspaz ora è uno Schill scatenato che si butta all'interno della staccata della nuova chicane. Riesce a superare Naspaz, bravissimo Schill in questa manovra, correttissimo anche Naspaz nel lasciare lo spazio al pilota Force India. Ed ora si lancia verso Emis. Una gara che sembrava dai pronostici, specie dai piloti, se ne parlava nel paddock. Tutti molto preoccupati per la difficoltà del circuito, ma finora si stanno dimostrando davvero con un ottimo livello. Continuano a crescere in modo più che positivo i piloti della Prime League. Cresce anche il divario tra Tals e Zampi, siamo arrivati a 19 secondi. Questo è semplicemente un passo veramente mostruoso da parte di Tals. Sembra un po' il Zampi sotto la pioggia che abbiamo visto sotto il diluvio spagnolo. Si è fermato Naspaz a montare le gomme super soft. Talza e box. Talza e box, infatti, e E penso allora che lo seguirà Talza, sì. subito Dampi, infatti.
Allora, nessun problema per Thals nell'uscita dalla pit lane. Si ferma ora Zampi, anche per lui gomme super soft. Riesce sia Thals che Zampi ad avere una strategia senza problemi, andando a montare le super soft, quindi una singola sosta, e potranno andare fino alla fine. Zampi esce al terzo posto dietro Fabio Max, ottima finora anche per lui, una gara tra virgolette anonima, però di sostanza costante. Attenzione a Zampi che esce davanti a Lopensky. Lopensky che è su gomma soft, con una gomma già in temperatura, contro le super soft di Zampi che dovranno ancora scaldarsi. Certo è che in seguito. Attenzione, attenzione a Gilles che negli scarichi di Epis ormai ha Allora, crollato. salita verso il Massenet, ci caliamo a bordo con il pilota Force India, Emis, difficoltà qui nella Massenet, poi vediamo, richiamo verso destra Delta Casino, attenzione qui al Mirabeau Alto, probabile punto di attacco, una staccata furibonda ed Emis che rischia il contatto contro le barriere, riuscita a frenare la sua Renault, una staccata furibonda da parte del pilota Force India. E ha rotto l'ala, Emis. Eh sì. Un Quindi un contatto che farà attacco parlare nel un paddock, in po' al questa gara. limite, diciamo. Un po'. Onde. Sicuramente. Allora, insomma, diciamo che un po' di nervosismo. Magari la gara non sta andando benissimo. Sai che perdi tanto tempo. Gil Fabio adesso aveva Max in gomme box. fresche. Allora, Fabio Ha Max voluto poteva. prenderti di sorpresa, Sì. Emis. Non era ancora completata, diciamo, la manovra di affiancamento al pilota, era molto lontano dall'asse posteriore della Renault, tuttavia ci ha voluto provare, certo che in staccata è riuscito a guadagnare quei metri, certo che poi Emis aveva già iniziato ad impostare la sua traiettoria, è stato costretto ad aprirla più del dovuto, nonostante ciò il contatto con il pilota Force India Gilles è avvenuto lo stesso, quindi. Poi sul sito www.formulaitalianteam.com avrete tutti i risultati ufficiali dopo l'attenta analisi da parte del giudice di gara. In questo momento Fabio Max si trova al quarto posto ed è finalmente una buona notizia per il duo Ferrari, visto che nelle precedenti settimane o uno o l'altro aveva avuto diverse difficoltà. Finalmente i due riescono a fare una gara di costanza. E in questo momento Chronolife si prende l'ottavo posto, è tornata in box Emis, potrebbe andare in difficoltà Chronolife tra qualche giro a causa del vantaggio di mescola che ha Emis, un po' tanto sovrasterzante Chronolife, non tanti bloccaggi. Molta difficoltà, anche dei movimenti un po' strani. Non so se c'è un lieve lag, Mister X, perché sono movimenti un po' Sì, anomali della vettura. lo sto vedendo proprio in questo momento. Sì, in effetti, facciamo mettere pausa. Molto bene, anche perché sta arrivando Tals, che ritrovarsi coinvolto in un incidente con il suo compagno di squadra, tra l'altro a causa del lag, quindi non voluto da parte di Chronolife, sarebbe un vero peccato. Emis che si è fatto da parte quindi per far passare Tals, Tals che si appresta al doppiaggio del suo compagno di squadra. Chronolife, come detto, qualche problemino ora in questo momento. Ma Ma al di comunque, là del lag sì. è vero che Chronolife lo vedo un po' troppo, cioè sbanda molto, ha poco controllo sulla vettura, tra l'altro non so se usa pad o volante lui Sì, lui onestamente. corre con il pad, però ecco, una delle sue particolarità era l'ottima gestione delle gomme, trovare un assetto bilanciato per la vettura. Qui la macchina sembra fin troppo furibonda e non riesce nemmeno a trovare una grande velocità nelle curve. Ora, in questo momento, certo, tutto quanto aggravato dal fatto che ha ricevuto il messaggio da parte della direzione di gara di mettere in pausa, ora si trova al nono posto, potrà certamente continuare la sua gara, certo prestando attenzione quando si troverà vicino ad un pilota, potrebbe almeno provare ad arrivare alla fine della gara, due punti che sarebbero almeno una lieve consolazione. Giro veloce per Schill, di nuovo a pista libera, e in questo momento paga 3 secondi di svantaggio dal pilota della Ferrari Fabio Max. E dopo la sosta continuano ad aumentare il distacco tra Tals e Zampi. Ho la sensazione che Zampi voglia anche stare sul sicuro e conservare questo risultato. Ai Sì, direi che è box. una saggia decisione, mancano ancora 20 giri.
ai box Alex Pilotino. Sarà uno dei piloti che lotterà per il mondiale, quindi arrivare a Monaco comunque secondi o terzi non è male. Già arrivare a Monaco è sicuramente una vittoria, specie per i meccanici che non devono cambiarti l'ala o passare la notte a ricostruire la vettura per il prossimo weekend di gara. Andiamo un momentino a seguire Lopensky, che in questo momento ha le soft ad un secondo e mezzo di svantaggio da Zampi. Probabilmente Zampi sta anche tentando di gestire queste gomme, perché magari una mancata gestione potrebbe anche portarti a un totale decadimento della gomma nel finale di gara, e Lopensky con le soft sicuramente arriverà con una gomma ben più viva al traguardo rispetto alla super soft di Zampi. In questo momento abbiamo Naspaz incalzato da Emis, che prova l'attacco alla staccata del porto, un contatto e qualche flap carbonato ancora una volta. Poi Naspaz si mantiene sulla sinistra, lascia sfilare il pilota Renault e di nuovo alla rotta, quindi per Emis di nuovo i flap di destra che abbandonano il pilota Renault. Vediamo se torna in box. No, stringe i denti. Deve stringere i denti anche Fabio Max, che per la prima volta si trova a confrontarsi. Abbiamo per la prima volta un duello tra Fabio Max e Schill. Vedremo chi dei due la spunterà. In questo momento Schill sembra averne un po' di più. Fabio Max, che nelle precedenti gare è andato un po' in difficoltà verso la metà gara, proprio l'abbiamo riscontrato, per poi ritrovarsi come in Russia con un ottimo duello insieme a F1 Italia Robby. Fabio Max, pilota di tanta esperienza, qui un po' in difficoltà all'uscita dall'ultima curva, con Gilles che si prende l'interno verso la Santa de Devo, contatto, no. E finisce in testa a coda Fabio Max. I due si sono agganciati purtroppo, l'anteriore sinistra di Gilles e la posteriore destra di Fabio Max. Fa manovra da Fabio Max, riparte, un po' di difficoltà, certo è che lo spazio è veramente minimo per una vettura. Già per due, se un pilota fa qualche lieve movimento, a quel punto o si taglia la curva oppure si arriva al contatto. Poi ovviamente dai vari onboard dei piloti verranno ricostruite tutte le situazioni di gara. Segnalo forse un piccolo errore da parte, diciamo, di Zampi. Sì? È difficile poter dire in questi casi un pilota non ha lasciato spazio, perché spazio quasi non ce n'è per uno solo. Sì. Effettivamente forse un po' in difficoltà Zampi, perché aveva 2 secondi di vantaggio su Lopensky. In questo momento Lopensky è a mezzo secondo, tanto bandiere gialle nel T1 forse. No, Tals non è, è Chronolife, ha rotto Crono la dritto. Sì, dritto alla Thunderbolt. Allora ancora continua il martirio per il pilota Red Bull, un po' in difficoltà quest'oggi. Dietro di lui tra l'altro stanno arrivando Zampi e Lopensky, quindi comincia già a farsi da parte, giustamente lascia sfilare il duo che si sta giocando questo secondo posto. Bello vedere fin da questi giri un duello tra Zampi e Lopensky, e soprattutto Lopensky che non perde rispetto alla super soft, almeno in questi passaggi. Vedremo se magari Zampi ha avuto un momento di debacle e riuscirà ora a riprendere un po' di vantaggio nei confronti del pilota Ferrari. Più pulito nella guida Lopensky, anche se proprio mentre lo dicevo la macchina stava partendo di posteriore proprio all'uscita della chicane. Adesso però il fatto è, qui l'unico modo forse per superare o l'errore di chi ti sta davanti oppure una trazione migliore in uscita di curva, cosa che per ora almeno le gomme soft non dovrebbero darti. Lopensky sembra averne di più nel tratto delle piscine, abbiamo visto come è riuscito ad avvicinarsi tantissimo qui anche alla staccata della prima curva, vicinissimo al posteriore della Force India. Dicevamo, nelle piscine è riuscito farla in pieno tenendo un'ottima traiettoria, molto più stretta, più cucita ai cortoli, ed è riuscito a recuperare molto nei confronti di Zampi. Zampi che si era allontanato nel T2, nelle due del portiere riesce a trazionare meglio, vantaggio di mescola. Tanto dai box abbiamo la sosta per Chronolife,
Attenzione, lì dietro c'è anche Alex Pilotino ad 8 decimi da Naspaz. Seguiamo questa staccata dopo il tunnel. No, è lontano Lopensky. Allora andiamo a vedere un possibile duello tra Alex Pilotino e Naspaz, due piloti che finora sono stati molto sfortunati con i vari contatti che l'hanno messi fuori gioco, con un occhio sempre vigile sul distacco tra Zampi e Lopensky, 7 decimi per ora tra i due. Alex Pilotino sembra rimanere dietro a Naspaz, quindi torniamo sulla coppia che giocandosi il secondo e terzo posto sta un po' oscurando, almeno per lo spettacolo che andiamo a cercare noi commentatori, il grandissimo passo di Thals, che in questo momento ha 24 secondi di Zampi, veramente chapeau al pilota Red Bull. Attenzione a Attenzione, Lorenzo. vicinissimo Lopensky, qui Mirabeau alto, è riuscito a difendersi Zampi, resta al centro della pista. Certo è che è difficile riuscire a trovare un sorpasso, già se un pilota si prende o l'esterno o l'interno, figurati se ti trovi davanti a un pilota che si mette proprio al centro della pista, gli spazi veramente diventano ancora più minimi, il respiro che si fa sempre più intenso, vedi Lopensky che sta cercando un varco nei confronti di Zampi, sembra proprio averne di più il pilota Ferrari. Nelle curve dove un po' devi prenderti qualche rischio, l'abbiamo visto nel tratto Massenet-Casinò, riesce a sfiorare i muri, e qui nel tratto delle piscine, proprio qui alla Rascassa gli arriva sotto E il e... rischio se l'è preso bello grosso il giro precedente, mentre Misano non li stavi seguendo, all'uscita della chicane ha toccato il muro, stavo per urlare e dire no, perché l'ho visto proprio malissimo. In accelerazione prova a star dietro a Zampi, ma si vede che le gomme un po' lo tradiscono per ora. Vediamo quando le super soft caleranno un po' di rendimento. Molto bene, i due che stanno recuperando e stanno per arrivare al doppiaggio dell'altra coppia in duello, Naspaz ed Alex Pilotino, mentre Lopensky e Zampi percorrevano la prima curva, la Sandevo, Alex Pilotino e Naspaz si trovavano al Massenet, quindi tra pochissimi giri avremo anche un altro giro di doppiaggi, 3 decimi tra Alex Pilotino e Naspaz, si fa solo vedere Alex Pilotino, e allora torniamo subito su Lopensky, che resta dietro anche in questa staccata, la doppia chicane del Porto, chicane che ha avuto diverse conformazioni, prima in passato era quasi una semicurva, molto più veloce, poi per motivi di sicurezza, per i diversi incidenti anche fatali, andata poi a modificarsi, e i piloti hanno da poco percorso anche la Rascasse, intanto un momentino Attenzione a a Lopensky. Lopensky, mezzo secondo, un decimo, si fa sotto all'esterno della Sandevo, vicinissima alle barriere, è riuscito a tenersi la posizione Zampi, di fisico si è preso l'interno Zampi ed ha mantenuto la posizione, adesso è il momento del doppiaggio di Alex Pilotino che però resta in mezzo, difficoltà per Zampi, Alex Pilotino forse non ha visto le bandiere blu, un po' di difficoltà si fa ora da parte, certo è che Zampi si è preso un rischio enorme e la sua ala fortunatamente per lui mi sembra ancora intatta. È la Molto prima cosa bene. che ho guardato. Ormai siamo Attenzione a abituati. Gilles era, se non sbaglio, a 11 secondi da Mamma Lopensky, mia. adesso è a 2 secondi e 8. Attenzione, Gilles che in effetti non l'avevamo più considerato così tanto, ci siamo lasciati prendere la mano, si sta lasciando prendere la mano come sempre ad onor di cronaca, Thals, lo chiamiamo, 28 secondi di vantaggio su Zampi, e gara che comunque sta volando, siamo già al 27° giro di 39, rimaniamo come sempre in questo duello, Zampi-Lopensky per il secondo posto con Gilles a 1,5 secondo da Lopensky. In un settore gli ha preso più di un secondo, fino a poco fa era a 2 secondi e 8. Gilles scatenato sta ritornando su, sta ricostruendo la sua gara e si sta giocando un possibile podio. Mentre un flap che vola dall'ala anteriore del pilota Ferrari, il flap di destro, la paratia laterale, e probabilmente questo è un danno a livello di termini di grafica che vengono mostrate ai piloti. Da ala gialla probabilmente, quindi non così grave, ma sicuramente
creerà notevoli problemi al pilota Ferrari, specie se sta tentando di superare Zampi, e qui larghissimo al portier. Ed ora Zampi scappa via, deve guardarsi dall'attacco di Gilles, sembra quasi una manovra studiata, ovviamente è stato soltanto un avvenimento dettato dal fato, assolutamente però nessuna volontarietà da parte di Zampi di andare a danneggiare il pilota Ferrari. In questo momento Gilles, sempre più vicino, sempre più definita negli specchietti della Ferrari, la sagoma della Force India del pilota Gilles 27 ITA. Prossimo appuntamento che sarà in Canada. Attenzione, Lopezki lunghissimo qui all'ultima curva, ha sfiorato. Oddio, per quanto si possa andare lunghissimi, si può o soltanto rimanere nella traiettoria ideale o andare fuori dalla traiettoria. Quindi, dicevamo, prossimo appuntamento che sarà in Canada, sarà sicuramente un appuntamento particolare per Gilles. Attenzione, ancora difficoltà per Lopezki, lentissimo qui nel richiamo verso destra il casino, molta invece difficoltà, attenzione, un contatto tra Gilles e Lopezki, forse dei flap sono volati, mamma mia, Io ho alla visto proprio Sutil un ci prova. contatto tra Gilles e il Principato di Monaco, nel senso che ha urtato contro il muro violentissimo con la gomma anteriore destra, non so, oppure anche Lopezki! Lorenzo. All'uscita del portiere, ormai i flap che volano in ogni curva. Grande difficoltà in questo momento per Schill, che però si butta all'interno, vicinissimo con l'ennesimo contatto. Se le stanno suonando di santa ragione. E miracolosamente, comunque, l'ala di Schill è ancora integra. Mentre Lopezki ancora in Quella di difficoltà. Lorenzo, È quella di Lopezki, è saltato tutto. qua taglia e prende i 3 secondi. E allora, via libera Ecco, per Schill. Troppo e in un modo. però a Ho visto. sua volta rischia di perdere il L'ho flap di sinistra. visto uscire completamente attaccato alle barriere. E se non il flap sarebbe stato ancora più rischioso e completamente avrebbe demolito la sua gara. Una foratura, poiché ormai aveva anche passato l'ingresso della pit lane. Sarebbe stato veramente devastante per il pilota Force India. Lopezki ai box, mette ultra soft alla nuova, 10 giri alla fine. Si può provare a prendere il giro veloce, ma purtroppo per lui fino a pochi giri fa si giocava il secondo posto in pochi metri. Ha passato da giocarsi il secondo posto, perdonatemi, non il primo è esattamente nelle mani di Talz. È passato a giocarsi il secondo posto, a perdere la posizione su Schill e poi doversi fermare box per cambiare l'ala. In questo momento quarto posto per Fabio Max, 5 secondi tra i due piloti della Ferrari, 9 giri, Lopezki dovrebbe riuscire a recuperare lo svantaggio sul pilota, sul suo compagno di scuderia, poi vedremo eventuali decisioni da parte del muretto Ferrari. Io seguirei con un sorriso a 32 denti per un duello negli ultimi giri tra Zampi e Gilles, perché sì, due sono compagni di scuderia, ma sono anche i due diretti rivali e contendenti per ora nel campionato, quindi ovviamente non si prenderanno a schiaffi come se fosse l'ultima gara del mondiale, però magari per mettere qualche puntino sulle i, per accorciare un po' in classifica, sarebbe già un buon segno per Zampi, che ovviamente farà la sua gara. Non penso, anche qui ci saranno ordini di scuderia, a meno che di una scelta prettamente legata al volere del singolo pilota. Un rapido riepilogo della classifica. Abbiamo Talz, primo posto, gara solidissima del pilota Red Bull. Davvero i miei più sentiti e sinceri complimenti, poiché dopo Sochi l'avevamo detto che sarebbero. Ok, Chronolife 3 secondi. Ho visto Red Bull e dico: ecco fatto, subito è arrivata la penalità per Talz. E diciamo, dopo Sochi, Russia aveva dimostrato un buon passo, ma un po' in difficoltà con la gestione delle gomme, con i tagli. E qui invece si è dimostrato veramente un pilota notevole, solido, e si sta prendendo una grandissima vittoria, specie in un circuito come quello di Monaco, che ha sempre il suo fascino vincere qui, ha quel qualcosa in più. Secondo posto per Zampi, terzo Schill ad 1,7, si riavvicina al suo compagno di scuderia. Quarto posto per Fabio Max, con un secondo di vantaggio su Lopezki, quindi forse il sorpasso sta per avvenire in casa Ferrari.
Vediamo Fabio Max ora, ultima curva, rettilineo principale, si sposta a sinistra Lopensky. Poi un lieve zig zag, forse per perdere i pochi decimi guadagnati con un taglio. Si prende il quarto posto quindi Lopensky, manovra agevolata ovviamente da parte di Fabio Max. Vedremo se sarà altrettanto gentile Zampi nei confronti di Schill. 8 giri che ci separano dalla bandiera a scacchi, introdotta all'interno delle competizioni proprio dall'ideatore del Gran Premio di Monte Carlo, diciamo in precedenza. E attenzione, avevo visto per un momento Schill andare ad impattare all'interno del guardrail della curva del tabaccaio. Schill sempre più vicino a Zampi. Andiamo on board con lui, si fa da parte Zampi, anche qui manovra agevolata da parte del pilota che si trovava davanti, ha fatto lo stesso che ha fatto Fabio Max. E certo è che ora Schill magari potrebbe... Schill, mamma mia, stava facendo alla Colin McRae. Sì, abbiamo visto nel Massenet con tutti i sobbalzi. Tutta di schiaffo la curva verso sinistra, lunghissima curva, e poi mette nel tratto del casino. Lopensky si prende il giro veloce. Stavo dicendo proprio di Schill che dubito abbia soprattutto le gomme per andare a togliersi un'altra gioia, ovvero quella del giro veloce, ma soprattutto dubito che abbia un passo mostruoso per recuperare 32 secondi su Tals che probabilmente potrebbe anche entrare ora in gestione. E no, Tals, perdonami, è partito dal secondo posto se non vado errato. Sì, era, non era stata buona partenza di Schill. Un gran Chelem qui a Monaco sarebbe stato ancora più straordinario da parte del pilota Red Bull, perché dopo che si è preso il primo posto non l'ha più mollato. Tals che potrebbe con questi 31 secondi di vantaggio addirittura fermarsi, montare l'ultrasoft e tentare il giro veloce. Certo è che provare un rischio, prendersi un rischio del genere quando mancano 7 giri alla fine sarebbe una gran prova di coraggio da parte del pilota Red Bull. Assolutamente non gli viene richiesto ciò. Sono i piloti, sì, i piloti meccanici al muretto Red Bull staranno facendo ogni scongiura, gli staranno dicendo rispetta i limiti della città, vai piano, tranquillo, porta dal traguardo con 31 secondi, puoi fare ciò che vuoi. I 31 secondi di Tals sono su Schill, che è riuscito a riprendersi il secondo posto dopo una gara veramente dove gli è successo un po' di tutto, ma in un modo o nell'altro è riuscito a risalire. Terzo posto per Zampi, che scattava quinto. Per lui una gara un po' in difficoltà nei primi giri, si è trovato dietro ad Emis. Ha perso un po' di tempo lì, attenzione Schill, 3 secondi di penalità, però ormai ha 3 secondi e 3 di vantaggio su Zampi, quindi secondo posto almeno ufficioso verrà confermato. Quarto posto per Lopensky, che purtroppo per lui un danneggiamento dell'ala l'ha tirato fuori dalla lotta per il podio, altrimenti negli ultimi giri avremmo potuto vedere una lotta, occhio che rischio di nuovo, ecco, alle piscine. Vabbè, vado a parlare di Fabio Max, basta. Ti volevo segnalare che Lopensky stava guadagnando quasi 3 secondi a giro su Zampi prima della lotta del slap. Mancano 5 giri, avrebbe ripreso forse mantenendo quel ritmo una quindicina di giri su Zampi, si sarebbe potuto effettivamente giocare il podio. Non è ancora finita perché Zampi continuerà a perdere 3 secondi intanto di penalità, ci vengono notificati per Alex Pilotino che ha 8 decimi di vantaggio su Cronolife, un po' di spazio al secondo pilota Red Bull che, no forse, perdonatemi, avevo visto un ennesimo movimento strano, un po' di difficoltà per Cronolife quest'oggi legati alla connessione, perché sono ovviamente movimenti che anomali, non adatti alla vettura, che sicuramente non sta facendo il pilota Red Bull, però in questo momento è in solitaria all'ottavo posto, quindi non arrecherà nessun problema a nessun pilota, quindi potrà portare la sua vettura al traguardo. Tals in gestione, il suo vantaggio è passato a 29 secondi di vantaggio su Schill, probabilmente gli è arrivata veramente la comunicazione di Horner rispetto ai limiti di velocità, vai sereno e torna a casa.
Diciamo quindi Lopensky che ha danneggiato il suo flap alla seconda variante delle piscine, poi quinto posto per Fabio Max, 11 secondi e 9 lo separano dal suo compagno di squadra, sesto posto per Emis che anche oggi purtroppo per lui si è ritrovato a prendere sportellate e un po' da più di un pilota come nei... mamma mia! Uscita dalla variante del porto ha puntato le barriere che affacciano proprio sul porto dove sono ormeggiati molteplici yacht di personaggi più o meno influenti all'interno della società, VIP, insomma chi più ne ha più ne metta, il circuito di Monaco è uno dei più affascinanti soprattutto per l'ambiente che gira intorno a questo circuito, insomma, glamour, yacht, ne possiamo, sono ben esposti quando si passa nella zona del porto. E il circuito di Monaco, che nella realtà offre diversi spunti di riflessione da parte dei piloti, ovvero ci sono alcuni piloti che si sono un po' lamentati nelle diverse edizioni a causa del fatto che il circuito venga poi subito riaperto alla normale circolazione dei piloti. Se andiamo a pensare subito dopo le qualifiche, i piloti possono, il pubblico può già entrare nel circuito, andare a camminare dove ancora Emis tutto di traverso è uscito dal porto. Diciamo, il pubblico può camminare dove fino a poco fa sfrecciavano le vetture e specie ai tornelli, con il fatto che alcuni membri del pubblico si indossavano il casco, con una tuta da piloti, insomma, o un pilota veniva fermato e scambiato per un personaggio del pubblico, oppure uno del pubblico passava tranquillamente, essendo scambiato per un pilota. Quindi un po' di retroscena, di un circus della Formula 1, sempre più pittoresco, l'abbiamo visto nelle diverse gare, anche quest'anno della Formula 1 Reale, insomma, pubblico sempre più vivo. Torniamo in pista con Tals, che ha iniziato verso la fine in realtà del 37esimo giro, con 27 secondi di vantaggio su Schill. In questo momento è entrato nelle piscine, si prepara al doppiaggio della McLaren di Naspers, ultima McLaren rimasta in pista. Qui Talza ha alzato tantissimo il piede poiché si è reso conto che Naspers, Pompelata. questa è follia. Si era reso conto Talza che Naspers stava avendo qualche problema a trovare il giusto spazio per lasciare strada al pilota Red Bull. Talza che alle piscine è andata ad impattare sul pilota McLaren e una lieve sbavatura, insomma, lieve tra virgolette, perché tutta la paratia di sinistra è saltata, quindi qualche spavento ora per il pilota Red Bull che dovrà guidare con parsimonia verso il traguardo a 22 secondi di vantaggio su Schill. Certo è che se prima erano 30, ok che Schill sta spingendo, ok che Taz sta gestendo, però meglio guidare veramente con calma e evitare i doppiaggi. Sì? Dimmi. Secondo me 7-8 se li perde in questo giro e mezzo perché non rischierà proprio più nulla. Ma Beh, giustamente. dopo lo spavento con Naspers, purtroppo piccole incomprensioni. Fortuna non abbiamo il team radio. Allora andiamo un momentino a dare dello spazio anche ad Alex Bilodino, in questo momento si trova al nono posto e per lui finalmente una prestazione almeno positiva, non ha fatto così tanti danni, non è stato vittima di così tanti incidenti, almeno quest'oggi è un buon risultato, almeno per fare morale, soprattutto traguardo in una pista difficilissima. Seguiamo Tals che inizia ora il 39esimo ed ultimo passaggio, ultima tornata, mamma mia, ha rischiato tantissimo, calmo per favore, un lieve zigzag anche, ha rischiato tantissimo, come detto, alla staccata della Sandevo si sta forse sta guidando ormai con non dico con il sorriso, ma più un sorriso isterico per il fatto che insomma aveva 30 secondi di vantaggio su Schill, è andato a danneggiare l'ala ed ora stava rischiando un incidente anche abbastanza grave alla
prima curva e che molto probabilmente avrebbe messo fine alla sua gara, perché già in passato abbiamo visto anche incidenti a velocità ridotte andare a distruggere la sospensione anteriore del pilota. Però Tals lo vedo fare un lieve zigzag nel rettilineo, e questo sicuramente non è un zigzag di taglio, è assolutamente un zigzag per iniziare a festeggiare, stampare lo champagne. Sì, mai festeggiare troppo presto a Monaco. Diversi piloti spingevano fino alla fine in questo circuito, perché sostenevano che distraendosi, andando piano, poi dopo andavano a muro. Una teoria in realtà sostenuta da diversi piloti, ovvero che a Monaco per non sbattere devi andare forte. Vince Tals, preziosa la sua vittoria, passa ora sul traguardo sotto la bandiera a scacchi, va a festeggiare il pilota Red Bull. Veramente una guida notevole, un passo gara devastante. Oggi non ha avuto rivali, i rivali che poteva avere sono stati un po' rallentati dagli avvenimenti di gara. Passa ora sul traguardo Gilles 27, ennesimo podio, ennesimo secondo posto per lui finora, 6 gare, 6 podi e un secondo posto che aggiunge quindi alla sua bacheca. Passa ora Zampi, terzo posto per lui, per chiudere un attimino il capitolo Schill, ha trovato il secondo posto per la seconda volta, nel suo taccuino abbiamo 3 vittorie, 2 secondi posti ed un terzo posto. Sul traguardo Zampi, di nuovo a podio anche per lui dopo l'ottima prestazione sotto il diluvio che abbiamo avuto in Spagna. Passano sul traguardo tutti gli altri piloti, ora Lopensky, Fabio, Max, Alex Pilotino, okay, abbandonato, però aveva già attraversato, era già passata sotto la bandiera a scacchi la vettura Mercedes, e quindi ci prepariamo per salire sul podio per festeggiare questa vittoria del pilota Red Bull. Veramente una prestazione ottima, festeggia così, ci si prepara con lo champagne. Avatar sempre più pittoreschi da parte dei piloti che partecipano, ed alza la coppa, e nonno Tals, perdonatemi, trofeo che raffigura il circuito monegasco, e Gilles che continuiamo a vederlo sul podio, ed anche Zampi. Quindi continua soprattutto la marcia nel campionato costruttori da parte delle Force India, e quindi finisce così: Tals davanti a Schill, Zampi, Lopensky, Fabio Max, Emis, Naspaz, Chronolife, Alex Pilotino e ritirato vuoto di memoria Antonio Sperloga, giusto? Molto bene, quindi per noi una breve pausa, tra pochissimo avremo i primi tre qui insieme a noi nella cabina di commento per delle brevi interviste. E allora, post gara, abbiamo qui con noi i piloti che hanno ottenuto il podio in ordine di classifica: Tals, Schill e Zampi. Iniziamo da Tals. Tuffo in piscina, immagino l'hai già fatto, ti vedo un po' bagnaticcio, non penso sia soltanto sudore a causa di questo circuito. Un lieve riepilogo sulla tua gara, ti faccio fin da subito i complimenti perché è stato un passo veramente mostruoso. Innanzitutto buonasera a tutti. La qualifica è andata un po' così, potevo scendere di molto, nelle prove facevo molto meglio, però secondo, così, niente. Partenza non ho capito che cosa è successo, ho visto una cosa rossa partirmi davanti, io ho continuato a guardare i miei semafori, e io Gilles l'ho visto partire esattamente nel mio stesso momento, poi non so se ho fatto una buona partenza io o lui è partito tardi, non lo so. Comunque sta di fatto che da lì è stata una gara solitaria, abbastanza piacevole per me, perché comunque non mi sono ritrovato problemi, a parte nel finale con Naspaz che ha deciso di frenare per farmi passare, per farci doppiare. Comunque il passo era buono, però era una gara molto conservativa, non volevo danneggiare, non volevo pecchiare. Comunque complimenti anche agli altri che sono arrivati fino alla fine. Molto bene, complimenti, l'abbiamo visto in live, non sai quante cose ne abbiamo dette sul contatto con Naspaz, ovvero che avevi Horner in cuffia e ti diceva piccolo vai piano, portala a casa. Molto bene, veniamo ora a Schill che continua. Horner comunque era Simone Cacciare, lo ringrazio tantissimo. Ah, allora vedi che c'era qualcuno.
Allora, veniamo al secondo posto di Chill. Continua a non scendere dal podio. Secondo me stai bevendo anche troppo champagne. Infatti, la partenza è stata un po' in ritardo. Che è successo? Cavaliamo anche questa, correre a Monte Carlo, come dicevo in presentazione, è sempre affascinante, a qualche risvolto, a sorpresa, ma bisogna accontentarsi e prendere quello che ti vuole. Molto bene, e allora veniamo ora a Zampi che dopo il diluvio della Spagna oggi continua il suo bagno, bagno di champagne, prestazione positiva. Ti chiedo, saresti riuscito a rimanere vicino a Taz se non fosse stato per Fortuna messo un po' in difficoltà nei primi giri? No, no, assolutamente no. Ci ho rinunciato dopo che si è andato dritto Emis. Ci ho proprio rinunciato anche vedendo la qualifica. Andava troppo forte. Gli faccio i complimenti. Bella gara, bravo. Boh, partenza. Ho visto Lorenzo partire prima. Allora ho pensato fosse, non so, gli fosse scivolato il piede. Non ne ho idea. Ero abbastanza tranquillo perché l'ho visto partire a razzo, poi è andato avanti e ho detto boh, si deve fermare e quindi sono comunque davanti, c'ho diciamo un pit in meno. Sono partito bene, ho attaccato Enis già alla prima curva, ma un po' per paura di tutti e due, diciamo all'esterno è stato davanti, poi ha toccato il muro. Tempo un giro e è andato dritto, mi sembra in curva 1, l'ho superato. A quel punto avevo fatto due calcoli, ho detto boh, sono terzo, sono quarto, quei tre davanti non li posso prendere, dietro c'è Fabio che più o meno va un po' più lento di me o come me, faccio la mia garetta senza cercare di strafare, senza rischiare di rompere l'ara, quarto mi va benissimo. A un certo punto Lorenzo pensavo mi tornasse in pista dietro, invece è sbucato davanti. Poi, oddio, non mi ricordo che cosa ha combinato, se ha rotto l'ala. È rientrato e mi sono trovato, insomma, anche Max l'ha rotto, mi sono trovato secondo. Anche lì andavo abbastanza passeggiando, perché il primo non riuscivo a prenderlo, il terzo era distante. Poi pian piano si è avvicinato Lorenzo. Un po' di angoscia è salita perché dico cazzo, mo cosa faccio? C'era Max lontano 10 secondi. Fortunatamente sono riuscito anche con gomme nuove, gomme diverse. Anche lì in trazione andavo sempre via, gli prendevo quei 10 metri, quindi non riuscivo poi attaccarmi nelle staccate. Poi è arrivato Max che mi ha salvato, insomma, non so cosa sia successo. È rientrato Lorenzo e boh, poi ho finito terzo, sono contentissimo. Meglio di così col passo che c'avevo, cosa voglio?
Molto bene. E sì, ne sono volati di flap sia da parte di Lopensky che da parte per altri piloti. Non so se Morden o Mr. X hanno qualche domanda o qualche curiosità, qualche sfizio che si vogliono togliere. Ma volevo solo chiedere a Zampi quanto aveva di ali, perché aveva davvero tanta accelerazione su Lorenzo negli unici punti dove poteva provare a attaccarlo. Rispondo io, 1-1. Ah, Ecco, quindi giusto? 1-1 è classico. Ah, ecco, 11-1. No. No, avevo 11-11, ma avevo Erano gomma le nuova e poi avevo la super soft contro la soft, erano inevitabili, lo vedevo. Guardavo dietro prima, soprattutto prima del tunnel, guardavo dietro e c'era lui che era di traverso ogni, praticamente una volta ogni 2 giri. Quindi quello era il motivo principale. Molto bene. E allora, solita domanda di rito. Prossimo appuntamento Canada, circuito Charles Villeneuve. Sicuramente abbiamo qui un pilota che dall'ID immagino ci terrà a far bene. Partiamo però da Talz. Talz, un circuito forse simile a quello di Russia. Tanti cortoli che ti invitano ad aggredirli. Quest'oggi con i cortoli si erano ad aggredire, ma sei stato bravissimo con le penalità. Pensi di non incappare nello stesso problema di Russia, ovvero un buon passo, ma troppi tagli? L'esperienza che sto accumulando mi sta aiutando molto, sto migliorando sia qui sia in altri campionati. Poi c'è il circuito di Villeneuve, no, scusami, io ho la stessa guida di Villeneuve, quindi magari ci troviamo bene. Da quanto si può vedere anche in live, facciamo in curva, in pratica volante incrociato, quindi Molto bene. braccio, scusate, braccio incrociato, quindi speriamo di trovarci bene. Benissimo così. E allora veniamo a Shield. Come ti troverai sul circuito intitolato a Shield? Intanto, hai detto giustamente, ci tengo a far bene. Io ho abbastanza anni per essere stato uno che la febbre di Villeneuve l'ha vissuta in prima persona. E quindi tante cose che mi vengono da lei, ovviamente ci tengo a far bene. Devo dire che, malgrado di solito i circuiti start-stop non mi piacciono tanto, tutto sommato in Canada mi sono sempre trovato abbastanza bene. Speriamo che sia una bella gara e speriamo di onorare il nostro amico. Molto bene, e allora manca soltanto Zampi. Questo circuito ci provi a rimanere attaccato al codone di questi ragazzacci qui davanti? Ci proviamo, l'importante è, il mio obiettivo è andare a podio, o almeno stare davanti alle due Ferrari. Quello è l'obiettivo, poi non so, in Canada il tempo, ma magari viene anche a piovere, io mi trovo abbastanza bene, non sarebbe una brutta cosa. E a quel punto ne riparleremo del prossimo appuntamento, la prossima settimana. A me l'ingrato compito di abbottarvi e ricordarvi tutti gli appuntamenti per la prossima settimana. Si rinizia il 20, lunedì 20, con la Sport League, fa tappa in Canada, 21 Pro League, sempre circuito intitolato, come abbiamo detto, alla memoria di Charles Villeneuve. Il 22 Project Cars 2, sesto appuntamento del FIT GT3 Championship, si correrà nell'impianto dell'autodromo di Monza. Ci spostiamo in Italia. Rinviata la gara della Canada per la Master League Formula Passion.it, a data che verrà confermata sempre sul sito www.formulaedenteam.com. Gara essenzialmente posticipata per permettere ai due piloti FIT, Alberto e Nico Fiore, che insieme a Dita Venn ed altri 17 sim driver voleranno ad Abu Dhabi per giocarsi la finale del primo Formula One eSports Series. E a chiudere la settimana, marchiata FIT, la qui presente Prime League, che venerdì 24 disputerà regolarmente il sesto appuntamento della stagione in Canada. Per questa categoria vi invito a consultare spesso il forum FIT per avere notizie riguardo alla eventuale live che, se non sarà possibile, verrà rimpiazzata dalla gara in differita. Insomma, in un modo o nell'altro, anche la prossima settimana noi saremo qui per non perdervi nemmeno una staccata di questa stagione. Vi invito ad attivare anche le notifiche del canale tramite l'apposita icona,
delle campanelle, la campanella presente vicino al tasto dell'iscrizione. Dulcis in fundo, me lo sono annotato qui da parte di Andrea, me l'ha scritto bello grande per tutti gli interessati ad indossare il casco e dimostrare il proprio valore. Da lunedì 20 saranno aperte le iscrizioni per il terzo appuntamento della Formula Open. Anche qui serie di gare senza classifica dove chiunque può chiedere e richiedere di partecipare. Come sempre per maggiori informazioni vi rimando al sito. In questo modo io vi ho detto tutto e come sempre vi ringrazio per averci supportato e nel mio caso sopportato. Un ringraziamento speciale a Mordon per avermi coadiuvato nel commento di questa lunghissima quanto glamour gara. Grazie a te Raffaele e soprattutto vorrei approfittarne, visto che hai citato Andre, ringraziare Andre e Mark che ci hanno prestato il loro yacht qua a Monte Carlo per commentare la gara. Ecco perché le Comodi vedevamo dal tutte le mare. staccate del porto, siamo stati ben attenti. Un ringraziamento anche a Mister X. Grazie a te, Raffaele, per aver portato la lasagna. Molto bene, allora di nuovo i miei complimenti sia ai primi tre, ma a tutti i piloti che sono arrivati al traguardo. Un abbraccio ad Antonio Sperluga che ancora una volta aveva il passo, ma in un modo o nell'altro ha avuto dei problemi. Io come sempre vi ringrazio per aver, come detto, seguito questa gara. Statemi bene, un salutino perché in effetti c'è crisi. Mi raccomando, andando a presto, solo se Formula Italian Team non è in live. Un saluto Valdigioni per far sentire che siamo svegli dopo questa faticaccia. Un saluto in coro. Va bene, 3, 2, 1, Ciao ciao! Raffaele, Non è stato per niente programmato. Ciao ciao!